Il fiorentino Simone Fagioli ha vinto la 67esima edizione della Coppa Nissena, che quest'anno celebrava il suo centenario, ottenendo il miglior tempo in entrambe le scalate. Il 16 volte campione italiano su norma M20 FC porta a 9 le sue vittorie alla gara siciliana nell'edizione del centenario, alzando il trofeo Michele Tornatore consegnato dal presidente AGI Angelo Sticchi Damiani. Attimi di panico si sono vissuti quando una delle vetture in gara ha preso fuoco mentre percorreva il rettilineo di Sabugina. Il pilota è riuscito ad abbandonare rapidamente l'abitacolo, evitando conseguenze gravi grazie agli equipaggiamenti ignifughi. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Il mezzo è poi stato riportato nel paddock e la gara è stata sospesa per circa 20 minuti. Secondo sul podio il trentino della V Motorsport Diego De Gasperi, che su Osella FA30 Zitec ha rimontato caparbiamente in gara 2 assicurandosi il secondo posto tricolore assoluto dopo il titolo E2 SS. Terzo il trapanese Francesco Conticelli, nuovamente in posizione alta sulla nuova Proto NP012. Primo pilota di casa Salvatore Miccichè, che su Osella PA21 ha bissato il successo in gruppo CN della scorsa settimana ad Erice. All'esordio in salita, il giovanissimo Andrea Di Caro si è guadagnato il Memorial Luigi Campione, è stato secondo tra i locali ed il più giovane meglio classificato, trovando intesa immediata con la nuova Proto motorizzata Aprilia, con cui ha dominato la classifica delle Sport Car Motori Moto. Sotto al podio, prova di carattere per il ragusano Franco Caruso sulla nuova Proto NP012. Tra i primi 5 il calabrese Luca Ligato al volante dell'Osella PA2000, sesto l'etneo Luca Caruso su norma M20 FC Honda, seguito dal pilota di Comiso Samuele Cassiba su nuova Proto Synergy 2000 V8. Combattutissimo il gruppo E1, dove il migliore della classifica aggregata è risultato l'etneo Pietro Ragusa su R5 GT Turbo, davanti all'altro catanese Rosario Alessi su Peugeot 106.006 e a Roberto Lombardo al volante di una Peugeot 207.2000. In gruppo A, vittoria del calabrese di Rende Gabri Driver con la Renault Clio 2000, con cui si è assicurato la coppa tricolore delle 2 litri. Nella RS Cup, vittoria del poliziotto salernitano Gianni Loffredo, che al volante di una Peugeot 308 TCR1 ha messo in fila il locale Carlo Fabrizio Larocca su Hyundai i30 e Salvatore Castronovo, che comunque ha chiuso al primo posto nella categoria delle aspirate in un terzetto di Renault Clio davanti ad Antonio Castronovo ed al messinese Antonino Torre.